Spero che l'audio sia buono perché mi sono accorto che in uno scorso video, non di Ever Oasis, ma di un altro video, faceva alquanto cagare. Poi poteva essere pure perché ho forzato un pochino, diciamo, la riduzione del rumore su quel video. E quindi potrebbe essere andata in quella maniera, cioè male, proprio perché ho voluto un po' forzare la riduzione del rumore. Ma vediamo come va con questo. Ciao a tutti cugi, benvenuti in questo nuovo video di Ever Oasis. Stiamo andando da Esna per farci dire cosa fare, perché io non so cosa fare. O meglio, abbiamo appena sconfitto un sacro custode che era stato sopraffatto dal potere del caos, o almeno così credo. E bene, dunque, quindi abbiamo avuto il quarzo blu. Andrea, quello è il quarzo blu. E mette una luce così calda, sembra davvero che spazzi via ogni ansia e paura. Proverò a usare il potere del quarzo blu. Ecco, invece del potere del cristallo di Luna, noi abbiamo il potere del cristallo quarzo blu. Ok, siamo salvi. La luce del quarzo blu ti ha investito e la magia del vento è salita al livello 2. Folata di vento in avanti, carica per ingrandirla. Premi Y per lanciare le folate che arrivano ancora più lontano. Bene. Evviva Andrea, allora si è tornata come prima. Con il potere del quarzo blu mi sentivo così in forma e ora sono quella di sempre. Ah, ok, quindi prima era, diciamo, era compressa, ora no. Si vede che la luce del quarzo blu ha aumentato temporaneamente il mio potere. Peccato, ma forse con le mie solite dimensioni riesco a parlare meglio con te, perché prima non riuscivi a connettere bene le parole, cioè i congiuntivi. Allora, ragioniere, che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo, batti lei? Ah, congiuntivo! Sì! Ma è magnifico, Andrea. Il quarzo di luce spazza via il caos. I quarzi di luce sono tre in tutto, giusto? Se avessimo anche gli altri due, forse potremmo cancellare tutto il caos del mondo. Perché nessuno ci ha mai pensato prima di me? Senza caos tutti potrebbero finalmente essere felici. Andrea, raccogliamo gli altri due quarzi di luce. Ma per oggi basta, vai a riposare. Domani potrai chiedere agli altri abitanti se sanno dove trovare i quarzi di luce. Ok. E l'Andrea ti andrebbe di chiacchierare di nuovo con me? Ma abbiamo appena. Vabbè. L'osa è diventata davvero grande e anche gli abitanti sono aumentati. Lily saluta i viandanti in visita con tanta allegria. A quanto pare, Shaoray va in giro a sorvegliare l'oasi mentre tu non ci sei. Credo che Roto abbia continuamente paura che Vivaio sia a secco di acqua. Tutti si stanno dando tanto da fare per l'Osi, come sono felice. Vabbè. Dunque, vediamo un po' di cosa potremmo parlare stasera. Ah, ma certo! Hai mai incontrato lo spirito dell'acqua nell'Osi di tuo fratello? Nella sorgente dell'Osi c'è sempre lo spirito dell'acqua che ha contribuito a creare quell'Osi. Nel periodo in cui c'erano tante Osi, anche gli spiriti dell'acqua ce n'erano tanti. Sai, i cuori di noi spiriti dell'acqua sono tutti collegati tra loro e possiamo percepire a vicenda la nostra presenza. Sentivo sempre una dolce sensazione provenire dall'oasi di tuo fratello. Questo perché di sicuro tuo fratello teneva tanto ai suoi abitanti e aveva costruito un'oasi magnifica. Sicuramente. Però, proprio perché i nostri cuori sono collegati, purtroppo ho sentito anche la tristezza del momento in cui l'oasi è stata divorata dal caos. Tutti vivevano felici nell'oasi e invece è stato terribile. Sarebbe bello se il caos sparisse per sempre. È quello che ho pensato per tutto questo tempo. Ma finora sono stata sola soletta e non avevo la forza per combattere contro il caos.
Se avessimo i quarzi di luce, forse riusciremmo a cancellare il caos una volta per tutte. Se non ci fosse più il caos, tutti sarebbero felici. Andrea, anche tu saresti felice se non ci fosse più il caos, no? Andrea, spazziamo via il caos con le nostre forze. Così sparirebbero per sempre tutte le cose tristi. Mi sono lasciata prendere, scusa. Sai, mi capita quando ripenso a tutte le cose tristi successe finora. Andrea, grazie di tutto, anche domani e il giorno dopo ancora continuiamo a impegnarci insieme. Va bene. Oh, andiamo a dormire automaticamente, va benissimo. Chi arriva, a parte i pingufi? Oh, un viandante! Venite a me, pingufi, venite! Jasper! Non sapevo che qui ci fosse un'oasi e chissà se quella luce che ho visto c'entra qualcosa. Un ragazzo che ha seguito una luce dalle dune di Bahar. Si interessa di fasce. Otto pingufi e la peppa. Sono tanti. Vediamo un po' la magia potenziata. Ok, si carica velocemente, si carica. Oh, frutto elisir, buono. Dunque Jasper sicuramente sarà uno di quei tizi che vuole farci fare. Sono clippato lì in mezzo. Volevo provare a passare dietro le botteghe, ma si è clippato il personaggio lì. E dicevo che secondo me Jasper è uno di quei personaggi che ci farà fare qualche missione o cose così prima di andare a trovare l'altro quarzo. Ah, è lui? Le piante del caos che avevano invaso l'oasi sono sparite. Evviva, evviva! E così questi quarzi di luce hanno un potere eccezionale. E ora che ci penso, mi è capitato di sentirne parlare tanto tempo fa. I Serka, che vivono nel villaggio a sud, posseggono una pietra verde che emette una luce scintillante. Potrebbe trattarsi di uno di questi quarzi di luce, no? Andrea, l'informazione che stavamo cercando. Partiamo subito verso il villaggio Serka, alla ricerca del quarzo di luce. Ma da che parte è il sud? Eccolo qua, Jasper. E là, solo Jasper, sono un esperto conoscitore di fasce. Ero sulle dune di Bahar, a sud, fino a poco tempo fa, ma poi ho visto una splendida luce nel cielo del nord. Così mi sono incamminato verso la luce e ho notato che il tunnel di detriti era aperto. Ecco come sono finito qui. Questa è la mia storia, felice di conoscerti. È un piacere vederti, ma purtroppo devo informarti che ho perso la mia borsa venendo qui. Quando ero sulle dune di Bahar, sono stato inseguito da degli spinadilli. Mi sa che mi è caduta là. Ho capito. Andiamo a prendere questa borsa allora. Jasper ha detto di essere venuto dal sud, no? Forse la strada che va verso sud è diventata percorribile. Dai Andrea, prova ad andare al tunnel di detriti. Ma il tunnel di detriti, se non sbaglio... Il tunnel di detriti, se non sbaglio, è... Qual è? Mi sa che ci devo anche fare una missione oltre a quella di Jasper. Però, quale? Ah, di qua? Non lo sapevo. Non ci ho mai fatto caso, a dire il vero. Comunque sì, è meglio correre perché quando rotola ci vuole un momento per rialzarsi. Non va, diciamo, di scatto. È qui. Cioè, praticamente due missioni qui. Beh, insomma, va benissimo, salve? Sahid, ho sentito che da queste parti è sbocciata una nuova oasi e sono corso qui. Però ho trovato la strada bloccata. Ecco, Sahid, quello che era nel tunnel. L'oasi non si trova qui ma nel deserto? E per giunta anche tu vivi lì? Ora che lo so devo andarci per forza. Va bene, Sahid, ma stai calmo. Miura. Non da questa parte ma da quest'altra. Ah.
Quindi anche questo in teoria dovrebbe andare spostato. E non più di così. Ah, ok. Controlla un membro del gruppo che ha l'abilità scavo premia per ottenere dei materiali. Vabbè. Ma nessuno ha l'abilità scavo. Lei non ce l'ha. Tanto meno Roto. Vabbè. Ad ogni modo. Oh, capo. Vai, quasi due con una botta sola. Cactus gemelli danno foglie di cactus. E spina di cactus. Allora, bisognerebbe andare qui, ma voglio vedere un attimo un'altra cosa. Prima voglio vedere questa qui. Cioè, sì, bisogna risolvere il puzzle qui sopra, è ovvio. Senta dei fiori. Ah, inserire delle pietre. Ah, vabbè. Allora, Roto, vediamo un po'. Dove va di preciso Roto? Ah, bene. Ragazzi. Sono un po' intimorito all'idea di dover fare tutto quanto da solo. Cioè, lanciamo sto fidget spinner, ma... secondo me non è molto efficace, eh. Poi fate voi. Cioè, qui è inutile perché non... ah, c'è il pulsante! Madonna, che tondo! E l'avevo pure visto, No, tanto per dire, tanto per dire. Cioè, l'ho visto ma non l'ho registrato e sono andato avanti come un idiota. Stai calmino, stai calmo. Stai zitto. Maledetto ragnaccio. Petra scippo. Ma cosa mi dici mai? E vai, nemico. No, anfora. Sì. Ma che sto facendo? La magia del vento. Mannaggia, ragazzi. Il problema è che gioco troppi beat'em up che si usa il pulsante Y per menare. Tac, tac, dai, su. Stiamo andando nella direzione giusta. È questo quello che mi preoccupa. Eh sì, per forza mi preoccupa. Dune di bar. Qua dobbiamo... no, ragazzi, i pesci no. I pesci no. Questo mostro del Kosovo, la prendi bene là, mira, devi mettere a segno e colpo. Per attaccare i nemici volanti, facendo la terra prima con la magia del vento. Dai, è andato? Sì, tutte e due. Osso di pesce. Il pesce ha le ossa? Ha la cartilagine. Dai. E le lische oltretutto, che non sono ossa. È lo scheletro, attenzione, del pesce. Ma si chiama lisca, non osso. E poi cartilagine anche fosse. No, quello è lo squalo. Vabbè, anche pesci. Sì, ma tutte e due, tutte e due. Husni. C'è l'H. Il colore del cielo, delle montagne, del deserto e dell'acqua? No. In ciascuno di loro c'è qualcosa che non mi convince. Un artista che prepara zuppe colorate. Sembra in cerca di una fascia. Non serve a niente restare qui, non mi viene l'ispirazione. Oggi ho raccolto gli ingredienti per le mie zuppe. Potrei andare via e cercare un posto dove riposare con calma. Scusi, c'è... vabbè. No, io devo rientrare... dice di rientrare qui. Boh. Allora, queste sono le dune di Bar. Sì, penso di capire dove devo andare. Di capire e di sapere perché l'ho visto prima. Quindi diciamo che sono un po' avvantaggiato ora. Bene. Sì, devo prendere la porta qua sopra. È stato molto utile il giochetto del... di prima.
Qui se non sbaglio la porta. Salviamo sempre per sicurezza. Non si sa mai. Preferisco salvare. Tunnel di detriti. Va bene, va bene. Cioè, il 67% della mappa è già sbloccato. Oh, allora non manca molto. Però, ragazzi, qui bella non è, eh. Qui bella non è. Cos'è questo? Non si sa. Ah, c'è una persona qui. Mi scusi, non l'avevo fatto, non ci avevo fatto caso. E dai. Ah. Ehi, non so chi tu sia né da dove tu venga, ma arrivi proprio al momento giusto. Scusa, posso chiederti un favore? Lo vedi quel mastro enorme laggiù? Lo vedo. Oh, interessante la scena. Pare che lì dietro ci sia una stella che mi incuriosisce molto. Purtroppo però è dall'altra parte del precipizio. Ti va a ricercare insieme un modo per raggiungerla? Ma veramente? Sì, per forza. Oh, c'è una pianta parafiori in un posto del genere. Così posso andare dall'altra parte. Ma solo tu sai farlo. Grazie mille, spazzare via quel culo di sabbia è stata proprio un'ottima idea. Visto che ci siamo, ti dispiacerebbe farmi l'assistente ancora per un po'? Io da assistente a te? Prima di tutto io volerò dall'altra parte con questo fiore e attiverò l'interruttore. Poi vorrei che tu mi aiutassi a eliminare quel masso. Che ne pensi? Posso contare su di te? Certo. Vuoi escludere qualche membro? Guaritore roto? Estrazione lei. Mandiamo un attimo migliore dal gruppo, via. Per un attimo. Perché anche se penso che corrotto abbiamo finito. Grazie, allora entriamo subito in azione. Oh, mi sono ancora presentata. Mi chiamo Carlotta. Spero che faremo un buon lavoro insieme. Sì. Sì, solo tu puoi usare parafiore, ecco. Non posso neanche controllare la caduta, quindi ok. Che paura. Mamma mia, fermi. Quello è un cactus scoppio. Se ti avvicini sarai in aria e poi scoppia. È così leggero che basta una frotta di vento per farlo volare via. Ma certo, tu sarai sicuramente in grado di sfruttare il tuo vantaggio, dico bene? Se ti avvicini usa la magia del vento, ok. Oh, ma stava cascando. Io ho avuto paura per un attimo. Attivo l'interruttore, sì. Bene. Ma ci sono dei nemici qui. Io voglio sconfiggere tutti i nemici. Voglio ammazzarli. Ma è facile, anche se vuole è facile. E poi devo andare da quella parte io. Signorina, non so se lei si è resa conto, ma... Sabbia argentata? E spazzala via bene? Oh, dai. Su. Facciamo un lavoretto fatto bene. E non ho capito. Scusate una cosa, no? Io mo sono curioso. Bomba perché? Bomba perché? Ma vabbè, a un certo punto. Bene. Vabbè, questa era semplice, l'avevo capita anche senza che me lo diceva, eh. Senza che me lo dicesse l'avrei capita. Forse. Ecco la stele. Dunque, cosa dice la stele? Oh, ma questo che significa? Non riesco a leggere. Grazie. Una scrittura antica a me ignota. Questo sì che risveglia la mia curiosità. Ehi tu! Scusa, ma preferirei restare un altro po' qui e studiare queste incisioni. Verrò più tardi nella tua oasi per ringraziarti del tuo aiuto. Aspettami. Mi chiedi come ho fatto a capire che tu sei un capo oasi? Ovvio no, perché solo i germogli di grandi albero in grado di diventare capi oasi possono usare la magia del vento. Ciao, ci vediamo nella tua oasi. Beh, sveglia la ragazza, eh. Carlotta ha lasciato il gruppo, bene. E io vado da solo con Roto. Non che ci sia qualcosa di sbagliato, per carità. Il problema è che siamo in due. Quindi se c'è una boss fight...
sto cazzi. Per dirlo chiaro e tondo. Già ho visto un nemico che non mi piace, che corre veloce. Dune di Bar. Oh, un nemico che zombetta. Un'ape? Un insetto? Interessante. Lo atterriamo con la magia del vento. Parata. Ma sarebbe... Oh mio Dio, quanto toglie. Oh mio Dio. Vabbè, roto pure tu. Ah, che guaglio, rotta per sé senza. Entra, aspetta, ci penso io e il signor Scarabeo ad aiutarvi con la forza dell'acqua. Quando il nemico perde i pubis viene, premi il potente per svegliarlo. Merda. Ah, sconfitto. E merda. No, 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 no. No, no, facciamo la missione e poi ragazzi, è forte, eh. Ragazzi, è molto forte, eh. Sono molto forti quei cosi. Ma stiamo scherzando? No, dai. Questi? Dai. Ehi, dai, porca miseria. Faccio attacchi deboli che attaccano sempre. Vai. E vai, è andato. Beh, insomma, un po' di punti esperienza mo ce li abbiamo, eh. Abbiamo fatti. Lo spinatillo ha lasciato cadere qualcosa. È una borsa di stoffa. Dentro ci sono diversi attrezzi. Sarà di certo la borsa di Jasper. Hai ottenuto borsa di stoffa. Allora. Dovremmo andare alla... Però ragazzi, qua è tosta, eh. Fatemi tornare un attimo dentro. Mi dice di tornare. Forse perché devo tornare al villaggio, non lo so. Al villaggio, vabbè. Io ho sonno. All'oasi. Vediamo un po' che mi dice. Se mi dice che devo tornare all'oasi, perché poi lo vedo dalle frecce, comunque sia. Ci torno nel prossimo episodio qua dentro. Cioè qua fuori. Perché devo anche farmare tanto, ho visto. Sono troppo debole. Sì, devo andare all'osi. Allora, uso l'idroportale. Vuoi tornare nell'osi, certo. Mappa esplorata al 100%. Ah, va bene. Tanto qua mi arrivano commenti. Ok. Sì, devo tornare all'osi. Oh, livello 5. Ma io farei anche il livello 6, eh. No, no, vabbè. Vado a fare... Poi senza Miura, insomma, ci vuole un po' più di tempo per... Per sconfiggere i nemici. Guarda Andrea, alla fontana è apparso uno spirito di luce. Gli spiriti della luce appaiono solo nell'oasi felici, lo sai? Spero che quest'oasi si riempia sempre più di abitanti felici. Così arriveranno tanti spiriti della luce. Prendendo l'oasi, poi spiriti di colore massimo 7. Quando l'influenza del caso è più forte nell'oasi, gli spiriti della luce si dileguano. E vabbè, ma io che ne so. Come faccio a sapere tutte queste cose? Oh, arrivano due viandanti che sono uno quello. Uno che non so cos'è. Questo è Sahid, ok. Ma guarda, dunque, qui che è nata una nuova oasi, eh? E l'altro è quello là che ho incontrato nel tunnel diverso tempo fa. A meno che non stava in giro, perché. E già era abitante, meglio, era. Uno che vendeva roba. Said, ma che cosa? Ma Said, oh.
E là, sono arrivato così, questa è la tua oasi. Ti ricordi, di me sono Said, il piacere è tutto mio. Ah, questi cobra sono una vera seccatura, così rapidi e sfuggevoli. Vorrei mettere le mani su delle mute per fare una palla di pelle di serpente, ma sono quasi impossibili da trovare. Io ne ho 100.000 di pelle di cobra, se vuoi te ne regalo. Delle mute di cobra? Grazie, sei davvero grande! Ecco, questo è per te, un bulbo di lecopianta. Ok, bulbo gobactus, ok. Ok. Perfetto, così questo diventa abitante. Devo andare a cercare l'altro ragazzo. Bene, da oggi sono abitante di quest'oasi, grazie. Vorrebbe vendere una bulbottega, vuoi? Ok. Per vendere le tue cose, certamente, ti darò una bulbottega. Bottega di pelle. Abitanti 8, buono. Allora, devo cercare l'altro ragazzo che non so dov'è. Eccolo, eccolo. No, questo è Said, aspetta. Ho visto una persona intrappolata a Onda Valle, nella duna a sud. Ti è giunta voce che ci sia un tizio bloccato dentro un'onda di sabbia. Ok, però prima devo cercare un'altra persona, che è importante. La mia borsa, quella l'hai cercata per me? Era in difficoltà perché senza la mia borsa non potevo fabbricare le fasce da vendere nella bulbottega. Ti ringrazio. Ecco, tieni, chissà, magari ti tornerà utile in futuro se ti troverai nei pasticci. Consideralo un amuleto. Turbante deserto. Mi hai davvero tirato fuori dai pasticci, ti ringrazio. Bene, anche questo arriva all'oasi. Come si fa a non avere un debole per te? Calmati, sei così gentile. Ti prego, fammi vivere nella tua oasi. Bene. Bulbottega di fasce. Però devo arrivare a livello oasi 5 perché mi sa che non c'ho spazio. Eh no. Mi ci vuole un altro abitante per arrivare al livello oasi 10, credo. Vediamo un po'. Pelle. Palle? No, non c'ho spazio proprio. Termina la gestione? Sì, per forza. Per il momento devo lasciare stare. Per il momento lascio un attimo stare. Poi quando... si può salire di livello! Bene! Ma allora andiamo a potenziare l'osi, facciamola crescere. Almeno posso piantare almeno un'altra bulbottega, almeno. Se va bene anche due. Se permetti voglio piantare questa qui. Intanto facciamo questa, poi quando crescerà l'osi farò piantare farò quell'altra bulbottega. Molto bene. Sì, perché c'era una viandante che sapeva che se vendevo le palle... Pare brutto a dirlo. Veniva qui e veniva nell'oasi praticamente. Allora, capigliera bovina come nuova ricetta. Ma andiamo allora un attimo a preparare queste nuove ricette. Vediamo che cosa ci danno. Se sono potenziamenti, se sono cure. Spilla viandante, nuova ricetta. Allora, spada oltremare, marmellata rossa, frammento blu e ala trasparente. Cioè, non posso farne nessuna. Boccioli rotanti. Non so neanche cosa siano. Cavigliera bovina. 60 acqua gemme. Un osso di pesce. Ala trasparente. Posso fare anello noce e perlina rotante. Già ce li ho. Pozione piccola. Antiparalisi. Petalo shock. Ne posso fare una sola? Facciamone una sola. Va bene. Va sempre bene. Meglio di niente. Poi abbiamo turbante deserto, pelo di panteratto e filo di ragno. Vai! Se ce lo fai equipaggiare, che ci dà più protezione, è meglio. Vestito viandante, vai, anche questo. Perfetto. Ora andiamo a vedere se equipaggiandoli sono ottimali. Allora, no, turbante passione, turbante deserto.
Cioè non cambia nulla. Vabbè. E anche vestito viandante che è uguale. Bene. No, aspetta, vediamo un attimo Roto. Perché Roto se no... Cioè non cambia nulla neanche a lui. Ma vabbè, intanto non lo cambiamo, chi se ne frega. E vabbè, abbiamo cambiato anche Roto. Dunque Cuccio, questo episodio lo termino qui. Nel prossimo andremo a finire di esplorare la zona che non avevo esplorato. Cercherò di farmare un pochino, perché se non si farma sono cavoli. È davvero difficile sconfiggere i nemici più forti nel gioco. Certo, bisogna anche saper schivare, cosa che io non so fare, perché come avete visto ho fatto abbastanza pena contro quel nemico prima. Però a parte le battute e cose varie, insomma ragazzi, un po' di pratica mi ci vuole. E poi bisogna anche potenziare il personaggio. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a dare un'occhiata alla descrizione per la pagina Facebook e la pagina di Twitter. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!